Ciao! Eccoci qua, buonasera. Ma sei tu che c'hai la retromarcia inserita? No, io sono nel garage, ancora devo uscire. No, sento dalla live tua. Eccoci qua, un saluto agli amici che in questo momento si sono messi in contatto sul canale Twitch. Benvenuti. Esattamente. Benvenuti anche da Gattopicchio. Mi raccomando, seguite il gatto picchio. Gattopicchio va in giro un po' dappertutto. Ci facciamo conoscere un pochettino, almeno Sì. facciamo No, amicizia. ma io di mio non faccio niente. Aiuto gli amici e sto un po' sui canali di tutti, di quelli che portano ETS. Vabbè, almeno se fai qualcosa pure tu, gli amici di Twitch sanno che possono venirti a No. seguire, insomma, a farti un po' di Ah, no. compagnia. Non so se posso dirtelo, non so se posso dirlo, ma comunque sono sempre con gli amici della Donkey Transport. Ottimo. Fate, visto che hanno qualche pagina, giusto? Qualche canale. Abbiamo una pagina Facebook da cui poi arrivano a tutti gli altri contatti. Perfetto, vuoi dire almeno la pagina Facebook così poi Basta si... che Perfetto. trovano Donkey Transport. Donkey Transport SRL. Mi raccomando amici, seguite la pagina e seguite anche il canale di Twitch. Eh sì. Allora, io qua sono arrivato al garage. Io sto al garage. Ah, adesso all'officina, mo ti raggiungo. Comunque alla fine erano giusto giusto 11.000 e passati danni dall'ultima Ah, collisione che ho porca avuto. miseria. Vabbè, ho pagato di più, mi è capitato di peggio. Ah, vabbè, come Renegade quando ha dato in mano il camion alla moglie. 100.000 euro Buon di viaggio. danni. Grande Marilu. Voltare a destra. E oggi, grazie a te, insomma, e pure all'altro amico, sono riuscito a raggiungere il record del canale di 40 follower. Arca. Sono stato proprio E veramente fortunato. quell'altro? Spettatori? Spettatori, beh, a me sempre 2-3. Non ho. Se riesci a fare tre qualche cosa, forse riesci a avviare almeno l'affiliazione. Tenersi a sinistra. Eh sì, perché per me per il momento insomma sono pochi quelli che seguono il canale. Lo so. Anche perché è da poco che lo sto utilizzando un po' più assiduamente. Tenersi a destra. Beh, ma tu c'hai le giornate fisse, no? Sì, io grosso modo quasi sempre il fine Tranne settimana. quelle con noi è giovedì, poi c'è venerdì, sabato e domenica. Sì. Qualche volta faccio qualcosina durante la mattinata in settimana, ma solitamente ad esempio porto PC Building Simulator. Di che parla? È un gioco che è basato sul PC. Tenersi a sinistra. Fai. Ah, quelli che aggiustano i PC. Esatto, gli Ah, chiedo. quello mi piaceva. Mi piaceva anche così. Non ci ho mai capito niente perché io sono negato con i PC. Però mi piaceva come gioco. Sì, io mi tengo in allenamento più che altro con quel gioco là. Sì, perché tu sei più bravo di me. Appassionato di informatica, diciamo così. Ho assemblato diversi PC, i miei soprattutto, una ventina. Diciamo che è dal 96 che c'ho Alla questa rotatoria, passione qua. prendere la prima uscita. E quindi, insomma, mi Uscire mantengo in adesso. allenamento. Poi, per esempio, in quel gioco Prepararsi a voltare a ti sinistra. arrivano le richieste di riparare un PC oppure di assemblarne uno nuovo. Visto, l'ho visto. Insomma, ho fatto alcune live. Ho visto pure Car Mechanic, ma essendo negato sulla meccanica ho dovuto desistere. Però mi sarebbe piaciuto,
lì imparare. La rottura delle scale, perché devi trovare tutti i bulloni, i bulloncini. Bravo, poi devi sapere cosa smontare prima e cosa smontare dopo. Sì. A proposito, ma che mi ricorda qui fa, termina il nostro viaggio. Mi devi mandare l'amicizia su Steam. Ah. Perché ti vedo ancora col pallino colorato, come se non ci abbiamo l'amicizia. Ho capito. A termine della diretta, ma tu prova a farlo tu, perché io in questo momento sto in diretta, non vorrei che magari qualcuno vedesse il tuo profilo. No, ma dopo vai tranquillo. Mo faccio. No, ma se lo vuoi fare, a me non me ne importa se vedo il mio. Aspetta, mo faccio un saltino veloce. Ecco qua. Allora. Messo un attimo in stand by. Il Vesuvio. Ecco qua. Inviata. Mo quando arriva. Ah, era arrivato, vabbè. Perfetto. Mo appena vado su Steam. Aspetta che esco un attimo col tab. Steam. Ok. Hai visto la coccardina con il 40? Sì. Ora il prossimo camion che devo prendere sarà il Volvo, perché nella tornata precedente aveva vinto lo Scania. Mo siamo in parità, quindi per essere un po' più diciamo imparziale, passo un poco pure al... Io intanto tengo aperto il virtual, così almeno. Ottimo. Oh, no, ancora vabbè, dovrei uscire e entrare per dammelo, mi sa. Tanto penso di fare un'unica tratta, un po' più lunga. Ah, quando vuoi allora. Decidi tu e io me lo faccio col virtual. Ok, muovete un pochettino. Dovremmo sentire se c'è sta... Cosa? Barba Bianca? A proposito. Lui ha detto che non aveva Steam, una cosa del genere. Cioè, no, è che sta... Aspetta, ti spiego. Sta su Discord con degli altri amici. Ah, ho capito. Allora aspetta un attimo che vado sul coso a sentire dove sta. Ah, il Volvo è bello. Io pensavo di prendere la vecchia versione. Per tenere. Siamo un... Valmeria, vero? Qui si chiama Valmeria. Valmiera, sì. Ti stiamo aspettando al garage di Valmiera. Eh sì. Se tu intanto vedi il coso, così io poi io scrivo. Ok. Perché dobbiamo scriverlo sulla chat del gioco. Ho capito. Allora. Londra è un po'. Salvamo. Sì, qui. Dunque. Ok. Lussemburgo. Vediamo un attimo. Allora, allora c'è Olo e Undra, che sono 2000, quasi 2400 chilometri. Allora, 2400 chilometri però sono più di 2 ore e mezza. Quindi, oppure Lussemburgo, 1920 chilometri, che sono 2 ore belle piene. Pensavo. Ah. Sono ecco quasi qua. Di 2000 chilometri, quindi sì, si riescono a fare Valmiera, Valmiera sì. Lussemburgo, pensavo. Sì, ok. Allora, Valmiera che azienda? Questo qua è quella dei tronchi, Baltomorsk. Sì, e quell'altro era Lussemburgo? Sì, Lussemburgo. Lux.
Che ditta? Sandbeaters. Sempre la stessa. Che porti? Tronchi 22 tonnellate. Mo come lo scrivo? Vabbè, qualsiasi cosa, tanto tronchi, tronchi. Vediamo se si chiama. No. Log, mi sembra una cosa del genere. Log. Log, sì, qualcosa del genere. Logs, log. Not log, no. L-O-G. Ok. Vediamo che c'è da. Logs. Logs, sì. Tronchi, ok. Aggiungiamo cargo. Salvare. Ora glielo scrivi. No, ma ancora se n'è arrivato. Appena se. Lo vedi tu? No, non c'è sulla mappa. Forse starà arrivando. Lui che cosa ti ha detto? Mi vedete? Ma nel server 1 dovrebbe essere. O forse sta in ghost mode. Allora, a me mi aveva salvato, perciò io vado a prendere carico nel senso. Intanto lo metto in piano. Ok. E dice che c'è. Ma sta sul server 1. Non so che dite. Aspetta. Riavvio. Ah, bravo. Oi, buonasera. Chi è? È una un'amica qui in chat. Bene, bene. Bentornata. Tu c'hai pure i cosi che dicono nuovo follower. Sì, ho attivato un po' di messaggi vocali. Lo sai che a Claudio gli servirebbe qualcuno che io fa. Lui che programma utilizza? Non mi ricordo. Mettiamoci se al lavoro. Rimlab. Perché io utilizzo, lo ti dico subito, Gamecaster. Ah, è abbastanza, okay, è molto simile a Streamlab. C'ha qualche funzione in meno, però fondamentalmente grosso modo è quello lì. Abbiamo detto Lussemburgo. Sì. Roma. Lussemburgo. Sì. Imposta come GPS. Chi c'è oltre noi? C'è ancora un altro. L'altro. Come si chiama? Maurice Sinex. Sinex. Okay. Cos'è? Non è barba. No, non è. Oh. De Gustibus, De Gustibus.
una scusazzando messa. Meglio il DAF o il Renault? Beh, se te devo dire la mia personale, hai due preferiscere. Poi il DAF, bella, bel camion pure quello. Ok, ti aspettiamo, dai. Siamo a Valmiera. Siamo al garage, no? Sta l'amica che mi sta contattando su. Ti aspettiamo. Siamo qui. Raga? Hola. Ciao, io non riesco a entrare. Nel senso, sono dentro, però non vi vedo. Server 1? Allora, server 1. Sì, sono nel server 1, sono lì a Valmiera, però non mi apre né tab né nulla. Allora sei in single player? No, perché sopra non c'è scritto offline. Strano. Non so perché. Però riaviamo la quarta volta. Io ho fatto un aggiornamento prima di entrare. Io pure. Pure io. No, ma quindi l'ho fatto fare. Che non so che hanno aggiornato, però l'anima delle mail, chissà, io non ho letto nemmeno le note, ma in realtà di solito l'altra volta c'era scritto la roba sopra, ora non c'era scritto nulla. Dobbiamo vedere un po', ma sarà forse qualche aggiornamento di sistema, qualche bug. Sì, ma voi avete visto il camion coperto? Sì, le foto, però non avendo la no, se vai, proprio in presenza, però ci devi avere l'1.40. Se vai proprio in presenza a un concessionario Renault, ci sta un camion coperto. Simulatore Simulation 1. Sì. Ok. Continua. Allora vabbè, noi abbiamo preso comunque da Valmiera, era qual era la ditta? Quella dei tronchi. F3 come cacchio si metteva la cosa? Dovrebbe essere F6, ma te lo dà soltanto quando hai già effettuato il carico. Mi dice con connessione al simulatore 1, poi dice position in quel 2. Ah, quindi sei in coda. Ecco, era perché era strapieno, sei in coda. È probabile. Allora, intanto io vabbè, gli diciamo il carico. Sì. Allora, comincia a fare. Vabbè. Intanto può fare pure offline. Sì, sì. Allora salva e poi metti bello fatto. Allora il paese, allora si è detto Valmiera. Aspetta, allora noi dobbiamo caricare i tronchi e dobbiamo andare direzione Lussemburgo. Allora l'azienda è non trovo il posto. Aspetta, Estonia eravamo? Dov'è? Valmiera, senza che metti tanto se scrive come si legge Valmiera. Vai, dobbiamo andare a Lussemburgo. E io ho preso come carico dei tronchi, però qualsiasi carico verso Lussemburgo va bene. Sì. Ed azienda? È Sunbuilders. Ok, portiamo 1.39. Bravo, salva, carica, no. Salva e vai. Ciao Renegade, benvenuto. Uè. Che carico? Logs. Ok, aggiungi carico. Salva. Fai ciao, salva, molto piano. Non me lo salva, che bello. Non lo salva, vuol dire che devi andare a salvare. Deriva tutto. Ecco, è arrivata anche l'amica Lemonade,
che poi è l'amica che segue il canale di Twitch. Oh, bene. Ah. Allora, Valmiera. Da che te porti dietro pure i rumeni? Ah, c'aveva con te, Fabri. Ah. E Renegade che dice che te porti pure i rumeni. Luxemburg. Siamo Sans... allegri tutti quanti qua. Vabbè, Fort Onion. Aggiungi che non te dà l'Ox. Ah, non mi ricordo come si chiamava. Lox. Aggiungi carico. Ok, ecco. Salvare. Ora no, fare il salvataggio e modifica. Caricare fare per evitare perdere. Oh, sei arrivato, eh? Ah, sì? Sì. Voglio. Voi che comunque... facci? Ma che mamma fa? Comunque non mi caricavo il viaggio. Aspetta un attimo. Oddio, oddio. Ma dai, dammi una lametta che mi taglio le vene. Per comunicare. Puoi selezionare il canale 19 del CB. Samsung. Non mi dà la chat del coso? Stavo da fare a te, sapete? Eh? Un momento che si chiamava il carico, car... Carico logs. Vedi, non mi ricordo, è troppo complicato. Logs. Fabri, ma perché non mi dà la chat del gioco? Salvare. Devi premere il tasto Y. Lo so, però non mi ci fa andare. Strano. Ma, vabbè. Carica. Sta registrando, sta utilizzando il Nvidia, quello lì per fare i video. No. E dovresti staccarlo perché quello, se non lo avvii, ti fa perdere la chat. Cos'è questo? Come faccio a staccarlo? Se non l'ho mai utilizzato. Se non è installato, allora strano, devi controllare la configurazione dei. Ma è la prima volta che mo fa, eh. Un attimo solo, raga. Valmiera Lussemburgo Tronchi. Imposta. Fai un po'. Raga, io ritorno al Discord dove ero. Io adesso provo a uscire e rientrare. Poi ci vediamo. Sì. Sul canale 19. Vai. Sì. Ti ho inviato la richiesta di amicizia su Discord, ti metto nel mio server. Aspetta. Che così inserisco anche l'altra amica. Che anche lei sto trovando un po' di difficoltà. Alla donna su Discord. Non devi vedere richieste. Eccola. Ok. Eccomi. Poi
qua dovremmo aggiungere sa pure Barba Bianca. Sì, aggiungili stesso tu perché io da qua sto cercando intanto di recuperare l'altra amica, che è un po' un casotto. Io ho accettato, ma mica lo vedo più. Vediamo come si fa in via. Allora, io torno nel mio server nel frattempo. Aspetta, no, non te trovo. Cioè, io ho accettato l'amicizia, ma poi Ora ti come lo so? inserisco nel server. Allora, Ah, Lambda, devi ancora inserire allora. sì. Ok, Sto inserendo anche l'altra amica. Mando il link con l'invito. eccolo, unisciti. Andiamo sull'altro allora. Sì. Sì, in generale, allora live streaming? Quella è No, un'unica gaming. parte. No, no, vabbè, quelli vocali c'è lobby o gaming? Mettiamoci in gaming. Eccoci qua. Ma pure tu ci stai? Io sì, presente. Non si vede. Muoviamoci un attimino qua perché va a finire che ci chiccano. Sono No, offline. Sì. sulla chat, sulla gruppo. Devo riavviare perché sono Ma tu da stato dove stai parlando? su Discord. Ma stai su Discord, giusto? Sì. Sei nel server Dub Logistica. Non si vede sull'elenco. Vabbè. Perfetto, No, mi ha buttato fuori, allora diciamo. se ti vedi te. Ok, invito un attimo a Coso, a Barba Bianca. Poi mi... Sì. Sì, capo. Ciao. Hola. Ok, andiamo. Eccoci, buonasera. Lo sai che avevo sbagliato? Io stavo a cercare di entrare su dal telefonino. Ecco perché non riuscivo a vederti più. Radio 19, dice Giovanni. Sì, io l'ho lasciato sul 19 il CB. Giovanni, siamo sul 19. Se ci senti, rispondi. Vediamo. Ora sì. Attenzione, prova radio, cambio. Gatto vecchio a barba bianca, passo. Io ma ce l'ho su 19, oh. Mi sa di no. Forse lui non sta sul 19. Mi sa di sì, io sto su 19. Renegade, noi siamo sul canale 19, server 1. No, ma è Barba che... Ah, Barba. Ah, ok.
Gli dico che stiamo partendo? Vedi un po' se lui riesce insomma, se riesce a raggiungerci. Ah, ha detto che ci aspetta dopo la rotonda. Ok. Almeno mi metto in posizione e andiamo. Roger. Vai. Convoglio in partenza. Voltare a destra. Prepararsi a voltare a destra. Ah, eccolo, lo vedo sulla mappa. Voltare a destra. Prepararsi a voltare a sinistra. Ah, Renegade, allora stasera ci guardi? Voltare a sinistra. Sì, stasera guarda solo. Ah, ottimo. Poi alla fine del... Ma ha detto già che ci alla fa male rotatoria, prendere la seconda se... uscita. Ah, vabbè. Farà d'arbitro allora stasera. Uscire adesso. Ha detto danno a piano. Ok, sale il pallone. Lo sveglio io a Barba Bianca. Mandagli il link per entrare nel server a Renegade. Appena ci fermiamo glielo mando. Ok, mi fermo un attimo, dai. Almeno così riesce a tenersi a comunicare anche sinistra. lui. Welcome, ciao, buonasera, benvenuto e grazie per il follow. G27. Un G27 comprato circa 10 anni fa. Mi dice che è offline comunque. Ma è limonata? Sarebbe? Vedi un attimo se ci riesci tu. Io non ci riesco. Ma lui già c'è nella lobby qua, nella schermata. Ottimo volante il G29. Io ho fatto un po' di manutenzione al G27 dopo all'incirca una decina d'anni, grosso modo. 10 anni, scusa, 8 anni. Ho pulito i potenziometri e sostituite le molle freno, frizione e acceleratore. Non riesco a mandargli il link di Discord. E mandaglielo tramite Twitch. Tramite messaggio privato. Non riesco a trovarlo. Come si chiama? Barba Bianca? No, Barba Bianca gliel'ho messo, era Renegade. Ah, Renegade. Renegade, se mi ascolti, mandami un messaggio tramite il profilo di Twitch, un messaggio privato, io ti giro il link per entrare nel server. Giovanni, stiamo cercando di invitare Renegade sul canale Twitch, Discord di Double Logistica. Comunque ti ho mandato il link anche a te.
Ah, l'amica ci sta aspettando all'azienda, già caricato. Ti ho Ma mandato quello un che... messaggio tramite Twitch. Un messaggio privato, vedi che ti ho inviato il link per entrare nel server. Comunque dai, se l'amica ci sta aspettando, cominciamo Ah, ad andare. ok, puoi attivare la chat vocale se vuoi. Ci sta aspettando lì, dice. Ok, Se allora ci ci sta abbiamo. aspettando, Ok. andiamo. Mo Giovanni. Ok, perfetto. Ah, è partito pure Giovanni. Tenersi a sinistra. Posso chiamarti Mosu? Perché il tuo nome è abbastanza lungo. Mosu Koshi. E gli amici Mosu. Chiedo sempre il permesso perché magari può risultare Sì. poco educato. Oh, perfetto, Limonata ha detto che possiamo chiamarla. Vai, Ok. allora, Andare meglio dritto ancora. e poi Perfetto. voltare a Io per gli sinistra. amici sono gatto e basta. Voltare a sinistra. E il picchio per adesso lo lasciamo. Eh sì. Per gli amici inglesi sono Woodpecker Cat. Prepararsi a voltare a sinistra. Ah, ok, Limonata. Ci dice di andare piano perché il DAF Voltare a effettivamente sinistra. non va, non ha prestazioni brillantissime. Non ci sono. Come dicono gli inglesi, qual è il problema? Andiamo piano piano. Rischiamo di far meno danni. Eh sì. Fine del viaggio. Eccola. Io sì, perché anch'io ho la tua stessa skin. L'ho acquistata tempo fa. Limonata. Ci chiede se riesci a vedere la skin, quella lì del fiocco rosa, quello per la lotta contro. No, io non c'ero su quella. Ah, quindi non riesci a vederla. No. Sono Bello. soltanto io che riesco a vederla. Poi magari Sì, la io. vedi. La vedi dalla live eventualmente. Mo passa gli appena gli passi vicino la vedi. Tanto dobbiamo caricare tutti là, eh. Sì. Limonata qui attualmente la vedo soltanto io la tua skin. Però poi loro possono vederla E noi siamo giovani. in video. Unlucky. Eh sì, sono proprio sfortunato. Andiamo. Ma quello era un evento poi. Ah no, No, adesso era una vendono skin. pure. Era una Si skin muove. 2 Sì, euro. adesso vendono pure il DLC. Prima Sì. però era uscita come un evento, da E quello che infatti ci so ha io. corretto Limonada, ha detto che è una DLC, giusto. Infatti io l'ho acquistato, perché in quel periodo facevano una specie di campagna, una raccolta fondi per, se non ricordo male, insomma, per questi ospedali Dice che a oncologici. lei l'hanno regalato, Eh ma sì, perché non vieni in io l'ho voce? comprata. E ha detto che non vuole parlare. Ah, È sempre il massimo rispetto per le donne. oh, capirai. Ok. Siamo pronti? Ci siamo tutti? Perfetto. Guarda un po'. Ah, eccola, la vedo adesso. Allora, vuoi aprire tu le danze, Lemonade? Che cosa ne dici? Perfetto.
Perfetto. C'ha pure il rimorchio, capito? Figo. E quella è una skin sia per il rimorchio che per il camion. E stasera, cara limonata, sei la prima donna in assoluto sul canale The Dub. The Dub, ma soprattutto sui convogli che io ho fatto. Lei è la first lady in assoluto. Sono i due convogli. Io no, perché ho iniziato con un capodonna. Ah, vabbè, io no. Diciamo che all'inizio è partito un po' così, molto alla buona. Insieme ad Emanuele, insomma, ad altre persone. Prepararsi a voltare a sinistra. Ah, beh, io seguendo degli amici, c'era sto capo che mi ha fatto innamorare di ETS e poi mo sono comprato, capito? Perciò ho iniziato subito con 1.C. Ah, ecco. Poi ho rincontrato Claudio Renegade e abbiamo fatto sta UTC. È una bella iniziativa questa qui. Il fatto di ok Renegade, a tra poco. Dicevo che comunque è una bella cosa il fatto di fa l'azienda. Sì, ma anche di fare questi convogli così. Ah, sì, ma è per l'azienda è per stare tra amici. Sì. Perché poi è bellina perché anche se fai dei chilometri per in single player te li conta, ti apri track book, te li conta per l'azienda, capito? Prepararsi a voltare a sinistra. Quindi in effetti solo se apri track book ti va in effetti solo se apri track, sì, perché trackbook voltare che a sinistra. L'azienda sta su trackbook, sì. Ok, siccome trackbook ti dà il multiplayer e single player, in sì, multiplayer sì. Si collega con track mp e in single player si collega direttamente con Steam. Ah, giusto, perché quando si fa l'installazione, ora mi hai fatto fare mente locale. L'unica pecca che c'è è che se tu vai sopra i 100 te li dà da gara. Sì, Lemonade, puoi andare. Siamo ci sono, tutti in colonna. Perché ci sono due classifiche, una da gara e una, diciamo, non da gara. Ok. E sotto i 100, 101, te la dà non da gara. Ah. Sopra i 101 te li dà da gara. Caspita. Tutti ambiscono a quelli non da gara, però c'è pure chi invece che fa direttamente quella. Stai andando una favola, limonata, per il momento vai proprio liscia come l'olio. Vabbè, c'è pure la classifica Track World. Ho letto queste cose qui, Track World, Racing, una cosa del genere. Sì. Ah, quindi assegnano anche un punteggio alla fine. Sì. Il bello è che è una classifica. Ah, ma quella è riferita sempre all'azienda, non diciamo come si fa su... No, però è a livello europeo, nel senso... Ah, ecco. Tu diventi di tutte le aziende che stanno su Trackbook, diventi, che ne so, il decimo, il cinquantesimo, capito? Ah, spito. Credo che fosse limitata all'azienda virtuale, mentre invece no. Va oltre. Sono delle aziende che si mettono a fare sta classifica. Ah, ecco. È la classifica tra aziende di Trackbook. Tra tutte le aziende che sono iscritte su Trackbook viene stilata una. Ogni mese viene stilata una classifica. Caspita. Primo del mese si riattiva. Ah, ecco. Si resetta automaticamente. Sì, sì.
oppure il registro delle tue cose se le setta ogni settimana. Io giusto un paio di volte l'ho utilizzato in multiplayer, così per curiosità, però poi ho visto tenersi a destra e ho visto che in effetti teneva traccia delle tratte che avevo fatto. Poi ovviamente l'applicazione nel momento in cui la andava a chiudere non le teneva più in memoria, quindi diciamo che era perché non avevi un'agenda. Ah, ok, no, dico, non rimaneva memorizzata nell'applicazione, sai, come quando fai i file. No, allora lì per vederli ancora devi andare sul tuo profilo. Sì, ma in alto a destra ci sta scritto il tuo nome, poi c'è sta una freccetta che scende giù, tenersi a e sinistra. Tu se vai lì ti apre un elenco con scritto profilo e vai su quello e ti fa vedere per una settimana tutto quello che hai fatto. Ok, mi pare pure di no, una settimana, un mese, non mi ricordo adesso. Lemonade, se vedi che lampeggiamo non ti impressionare, e lo facciamo per salutare gli altri giocatori che incrociamo. Io sono, no, perché a finire che lei vede che lampeggia e no, crede che sia un segnale per lei. Non gli è arrivato il link, non gli è arrivato il link. Sì, è già nella chat. Alla no, rotatoria, prendere la prima uscita. Glielo vuoi inviare tu, magari? Uscire adesso. Solo che è un po' problematico. Non ci riuscivo. Se io c'avevo il link, se trovavo il link, io lo mettevo addirittura su Telegram. Aspetta, mo... Renegade, mi hai mandato il messaggio privato sul profilo Twitch? Mi rispondi in chat così appena l'ho alla rotatoria prendere la prima al messaggio uscita e ti aggiungo. Uscire adesso. Ok, allora appena l'occasione di fermarmi ti rispondo. Al primo casello eventualmente ti invio il messaggio. A proposito, ma Giovanni sta davanti a te? No, tanto okay, devo fermarmi per fare caso. Perfetto. Ok. Approfitto per mi ha fatto notare che anche io devo fare casa. Dietro a me. Già. Sa che Barba sta dietro a me. Sì, perché Lemonade sta facendo il caposcorta. È in testa alla colonna. Sì, e chiude Barba. Ottimo. Quindi lui c'ha il compito più arduo dietro. Sì, è chiusura della colonna e deve anche controllare i conducenti, quelli lì un po' più alla GTA. Lo so. Quelli alla che sorpassano. Prendere la però non essendo in chat, quando sorpassano tu dici. Esatto. Infatti c'ho due occhi in chat, sia quella di gioco che quella lì di Twitch, che ho in sovraimpressione qua sulla schermata. Uscire adesso. 400 metri e c'è il distributore di benzina qua. Ah, siamo quasi arrivati. A sinistra, scusa. Sì, sinistra. Sì, no, io stavo a mettere i Giovanni. Tenersi a destra. Un attimo solo, Renegade che risponde al messaggio e ti guarda. Ma noi rimaniamo qua davanti. Non importa. Vabbè, troverò un nuovo percorso. Ma vi conviene entrare, comunque. Tanto comunque poi dobbiamo fare inversione.
Madonna. Sì, lemonade, infatti pure io sto facendo gasolio. Renegade, sono... Giovanni è dietro me. Ok, allora, vediamo un po'. Eccolo qui. Bella questa, oh. Perfetto. Link inviato, ottimo. Perfetto. ASCII log stuff, ok. Vai. Ok. Circolare. Beh, anch'io ho circa 3500 km di autonomia. Tenersi a destra. Anzi, scusa. Anzi, 4300 km lemonade. Ma perché solo a me vedo i tronchi? Solo a me e Giovanni. Aspetta che sei incastrato per colpa mia, Giovanni. Se non li vedi è perché andare hai rimorchio. Il rimorchio è una DLC. Che vuol dire? Io i miei. I tuoi non vedo, non i miei. I miei? I tuoi non vedo. È perché ho preso il rimorchio Crone e tu non hai, forse non hai la DLC. Guarda che Giovanni sarà incastrato, fermatevi. Ah, Lemonade, ti dispiace accostare un attimino? Grazie. C'è Giovanni che si è incastrato all'uscita del distributore. Sì, no, per colpa mia perché ho toccato. L'hai distratto? Mo non lo vedo manco più. Giovanni? Eh? Perché Giovanni non parla? Perché sta su un altro disco. Ah. Gli ho inviato però il link. Ma gliel'hai inviato il link? Sì, sì. Solo che doveva... aveva altro da fare. Ah, ok, vabbè. Allora quando... quando trova... può entrare in qualsiasi momento. Io l'invito, gli ho mannato, poi... beh, quando c'ha tempo lui, insomma, sa dove accedere. Perché vi siete fermati? Che è successo? Si è incastrato qualcuno, mi sa. Giovanni. All'uscita del distributore. Mo però lo vedo venire verso di me, ma non. Ma no, 22 metri. Che convoglio di ciucci, mamma mia. 22 e si è bloccato. Sempre colpa tua, Fabri. Sì, quello è vero. Di chi è sto camion rosso? Il camion rosso? Lo Streamline? Arancione, no, arancione, è passato. No, questo lo so che è tuo, questo lo so. Ah. Qualche altro giocatore. Andate, andate. Ok. Possiamo andare, grazie. Sì. Io, ma non, mo non so quanto costa, però quello della Chrome non voglio comprare. La Chrome, se no, Chrome, se non erro, costava 9 attenzione, euro. Attenzione, c'è qualcuno che sta supera tutta mandata. Costa 9,90 costava, se non erro. Ah, però ma che cosa? Il DLC della Chrome, quello dei rimorchi. Qual è? Non ce l'ho presente. Crone, con la K. Boom, mi sa che ce l'ho buon uso. Quello c'ha pure le ruote, ma... cioè, conviene metterle le gomme, tu dici il kit di gomme della Cron, della Cron, sì. Il rimorchio è carino, insomma, io l'ho scaricato. No, le ruote ti danno qualcosa in più. Sì, ti danno diversi tipi di pneumatici Goodyear. No, questi qui. No, perché io ho quelli da Michelin. Michelin, sì, scusami. Che ti fanno risparmiare. Che ti fa risparmiare un sacco di carburante. Sì, infatti ho messo quello lì di categoria A.
Io pure. Che fa un po' più di rumore, però in consumi di carburante è il più buono, insomma, quello che consuma di meno. Ah beh, la Kron so per i rimorchi e come. Sì, quello poi. Dove stavo andando? A Lussemburgo. Ma ha cominciato pure a piovere da me. A me poco fa ha smesso. Qua c'è il sole che spacca le pietre. Sue chiese va a nuvolette. Sì, il meteo, come ne parlavo, non so, con te forse nella durante no, la con live. Barba. Con Barba, ma io ho sentito delle andare frazioni. Dritto. È quello praticamente di questo si parla. Del fatto che il meteo è variabile da giocatore a giocatore. Invece dovrebbe, almeno sui server dovrebbe essere totale, sì, capito? Almeno che dovrebbero fare, utilizzare un sistema che a cicli dura, o che ne so, ogni tot giorni. Sì, però il problema è che ti dà la possibilità di poterlo togliere, capito? Siccome su ETS c'è la possibilità di variare l'intensità o di toglierlo proprio, non potranno mai farlo quello che stavamo a dire adesso. Sì, o dovrebbero creare un evento fisso e non dovrebbero darti la possibilità, sì, di ma... però ti parlo tipo della pioggia, non tanto della neve, il nevischio, ok, durante... ma siccome c'è gente che addirittura a neve gli rompeva le scatole e ha trovato il sistema di disattivarla. Non trovi mai che tutti vogliano la pioggia, qualcuno dà fastidio alla pioggia. Gli eventi atmosferici infatti mi pare che da gioco si possono ridurre alla rotatoria, prendere la prima uscita, ridurre o levare, esatto, infatti pure uscire le deviazioni adesso. La stessa cosa puoi ridurre, puoi portarla fino a zero la selezione, quella lì del settaggio. Io l'ho messo un pochino perché così è più realistico. Sì, poi in base alla stagione pure io d'inverno per esempio l'ho messa a metà, mai completamente. No, perché d'inverno con la neve poi ti diventa un coso. Infatti... Disattivare la pioggia è possibile soltanto da console e su multi. Lo slider non funziona. Ah, ecco. A me funzionava. Guarda che... Anche su PC. Lei è un'esperta, perché nelle prime live che ho fatto, quando lei mi ha seguito e vedevi il nevischio, mi disse: guarda, tu dal pannello andare del multiplayer puoi tranquillamente disattivare l'effetto nevischio. Ed in effetti c'era proprio la voce. No, lei dal punto di vista questa qui è brava, Mosu. No, sto dicendo, a me una volta che sono riuscito a togliere la pioggia dalle impostazioni di base del gioco. Sì. Tenersi a sinistra. Perché in alcuni momenti, soprattutto la neve, non tanto la pioggia, risultava anche un po' fastidioso, un po' troppo. No, vabbè, io l'avevo tolto, avevo tolto. Tenersi a sinistra. Perché erano le prime volte, capito? Ah, ok. Devo cominciare a rimettere tutto. Come dice bene Renegade, devo ricominciare a mettere le infrazioni e il sonno. Io per esempio il sonno la disattivo soltanto in multiplayer. Tanto alla fine, quando tu fai il carico, termini un carico. Sì. Stanchezza non funziona in multi. Bene. Sì, in effetti rimane congelata, però io l'ho disattivata completamente. Però tu quando finisci un carico e ne fai un altro, in single player questo, ti fa la variazione dell'orario automaticamente. Non c'è più il fatto che tu ti addormenti e ti svegli di notte o di pomeriggio, te lo fa automaticamente. Invece, come dice giustamente l'Alemo, sì, qui non funziona, rimane congelato in effetti,
la base se in single player, ti faccio un esempio, rimane appena appena play, e multiplayer rimarrà così, perché a quanto pare ha un altro tipo di tempistica di gioco. Mi confermi, Lemo? Sperando che stia guidando con la tastiera e non con il volante. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Vabbè, comunque sì, cambiano la variazione del tempo del gioco. Uscire a destra. Ma varia anche da server a server. Sì. È per questo che quando inizi un contratto su un server lo devi portare a termine. Perché se ti sposti di server, magari sul server 1 avevi 10 ore di tempo e sul server 2 ti dice che l'acquirente sta attendendo la spedizione, attende il carico. Eh sì. E là ti parte quella musichetta antipatica, mamma mia. Raga, io vi saluto, Ok. Ciao. Grazie per la compagnia. E di che? Ciao belli, buona serata. Ci sentiamo prossimamente. Andare dritto. Sì, a Natale, Fabrizio, sentiamo. Ma prossimamente, domani ci vediamo da buona Pasqua, Appunto, tu dici prossimamente. Ma prossimamente. Povero me, povero me. Ma è mortango, guerriere. Tua, hai detto bene. Mortango, guerriere. Ciao, raga. Ciao. Ciao, ciao. Ciao limonata, buonanotte. Ciao. Che a torta sembra mia moglie. Simpatico però, eh? Sì. Lo conosco da più di 30 anni. Ah, e quindi è un amico di una vita. Sì. No, vabbè, ma ci siamo persi per un sacco di tempo. Poi, chiacchierando su Twitch, prepararsi a voltare a sinistra, ci siamo rincontrati e abbiamo visto che eravamo i due vecchi amici. Quando l'ho incontrato l'ho voltare visto in faccia a sinistra, e fatto, ma tu non sei, allora mi sono tolta la mascherina io, perché lui sa, poteva abbassare, ma sono abbassato un pochetto, mi ha fatto, ah, sei Fabrizio, sì, capito. Alla fine, fondamentalmente, i social dovrebbero servire a questo. No, sì, Twitch Twitch e YouTube e gli altri lo fanno pure. Facebook invece ti fa trovare la maggior parte le persone che non vorresti mai ritrovare. Sì, ti consiglia delle amicizie, questo sì, però diciamo no, che... No, è che te fa trovare, se te li fa trovare, ti fa trovare gente che non volevi più rivedere. Ah, è forte, è troppo forte del fatto di trovare gente che ti sta sul cavolo. Quel famoso algoritmo. Ma è un algoritmo del cavolo. Sì, ma pure Twitch ogni tanto quando te dai lì poi lo puoi disattivare, perché se questo argomento non mi interessa o questo canale non mi interessa, ogni tanto poi te lo ripropone, però. Sì, vabbè, quello è pure là, il random te le ti fa. Però ho visto che se tu ci metti questo argomento non mi piace, allora difficilmente poi te lo ripropone. Sì, è perché invece se metti questo canale non mi piace, e allora ogni tanto tu ributta là. Sì, ma quello lo fa in base ai contenuti che tu vai a visualizzare. Sì. Infatti, per esempio, io che sono un appassionato di fotografia nella vita reale, quando visito un forum di fotografia, poi nei banner pubblicitari mi propone articoli di fotografia, il filtro fotografico, per dirti, piuttosto che il flash, il supporto per la fotocamera. È tutta una cosa un po' controllata. Mamma mia, comunque fanno a gente più strana fare i live su Twitch. Sì. Gente addirittura che fa le live dal negozio di elettronica, gente che fa la live da sì.
Twitch è diventata la piattaforma alternativa a YouTube, che nell'ultimo periodo ho detto se dovessi ultimamente fare... ultimamente sono uscite le ragazze che stanno dentro i piscinetti. L'altro giorno ce n'era una alle 7 di mattina, ma quella è americana, perciò non gliene può buttare di meno, che stava sopra a una banana gonfiabile. Ma sono... Sì, questi poi si creano dei personaggi alla fine. Ho capito, però dai, sei una bella ragazza, poi mettete dentro la vicinetta a cavallo di una banana, dai. Si vede che ci sono persone che magari guardano quel genere di video. Dico di 7.000, 7.000 visuali, cioè avevo 7.000 spettatori. Io vidi la diretta su Twitch di una ragazza che cantava una favola, ma veramente bene. C'aveva 98 visualizzazioni. Cioè, questa cantava da Dio, ma proprio una voce. Tenirsi adesso. Dicevo, questa qua da banana, quando da loro dormo, lei sta sempre con la telecamera aperta e c'ha sui 5.000-6.000 spettatori che la guardano dormire. Ah, credo di aver capito. Vabbè, ce ne sono più di una, tranquilli. De gustibus, io preferisco più guardare una persona, per l'amor di Dio, che sta lì, è tranquilla. Sì, ma ci sono un sacco di ragazze italiane invece, pure carine, che giocano, fanno dei bei giochi, però c'hanno meno, non sono nessuno e perciò c'hanno meno, stanno sempre sui 150, però c'hanno meno visual. Sì, io una cosa che però per esempio diciamo così sto notando su Twitch è che il Twitcher o la Twitcher ci sono alcuni che fanno proprio mi sembra quasi che stiano nel Grande Fratello, cioè se cenano non è che dicono raga datemi mezz'ora e ci vediamo, no davanti la web certo. Andare addirittura c'è chi c'è cucina. Vabbè, tenersi a ma sinistra. La cucina voglio dire alla fine senso io mi sto a fare da mangiare mentre mi faccio da mangiare chiacchiero con voi, capito? Questo sì, però a cenare, cioè io ti dico, a sinistra. Non è che io ti sto a fare tipo un tutorial di cucina, no, mi metto proprio a cucinarmi per me e faccio continuo a fare live. Invece quelli lì ho detto mangiano e poi ci sono pure gli spettatori che per l'amor di Dio hanno come dire la facoltà o il diritto di fare domande, però dico almeno nel momento in cui questa persona sta a mangiare cioè falla mangiare, no, mangia davanti, ma no, mangia davanti a loro, dico però almeno non fate domande, fatela mangiare con calma e poi alla fine fate le domande c'è un minimo di educazione. È come quando uno entra nella casa di un'altra persona e sta mangiando, questa mi dà quell'impressione. Ah sì, ma pure se sono 150 persone, come fa a fare 150 le fa zitte 150 persone? No. Perciò io alla fine dico che è sacrificante, è sacrificata la vita da Twitcher. Spero che almeno riescano a guadagnare qualcosina, insomma, che permetta loro di recuperare il tempo dato agli altri. Che poi parliamo chiaramente. Da come vedo io, questi ci stanno 7 giorni su 7. Poi ho visto anche persone che fanno live di 10-12 ore al giorno. Mamma mia. Oh, quelli che te sto a dire sono gente che fa 24 ore. Cacchio. Se tu mentre dormi stai a fare la live, vuol dire che fai 24 ore di coso. Sì, però dico. Cioè... Poi non so se. Non l'ho mai visti se escono, capito? Io ho sempre visti lì dentro. Però pure se fosse, basta averci una GoPro e te ne vai. O il GoPro col telefonino puoi fare lo stesso. Sì, che porti. Vai in giro e ti porti la gente. Quando va a fare spesa o va a fare i cavoli tua. Io ti ho detto che c'è questo
che quando sta a casa la usa per giocare, per far vedere i giochi. Se no, lui si mette tranquillamente lì a fare le sue ore di data sì. Quando aspetta una chiamata, quando aspetta le chiamate, si mette a chiacchierare con la gente. Se no, gira la telecamera, nel senso, mette la telecamera verso fuori e fa vedere la strada. Però si sente, quando poi lui ha problemi con i clienti, cerca di far sentire alla gente che cacchio sta succedendo. Ah. Lui lo usa anche per una sorta di tutela sicurezza personale. Sì. E poi per averci pure la registrazione per i carabinieri, capito? Sì, diciamo quello che si fa normalmente con l'impianto televisivo a circuito chiuso, con le telecamere, lui lo fa in live. Che sì, è una prova. Sì, Lemon è lui, ma non si dovrebbero dire i nomi di altri trip. Lì bisogna prestare attenzione a quando si parla di persone, di cosa si dice, perché può essere anche diffamazione a mezzo stampa, i social media equivalgono. Sì, ma in questo caso basta non fare i nomi. Sì, questo sì. Su Twitch è molto più democratico, basta non fare i nomi, poi puoi dire quello che ti pare. Sì, infatti in molte chat di altri streamer ho visto che nel regolamento c'è proprio scritto di non evitare di nominare altri Twitcher. Sì, siccome ce l'hanno fatto notare, l'abbiamo dovuto mettere pure noi da Renegade. Sì, perché magari qualcuno dice che quello parla male di altre persone. Ma può essere che tu vieni nel canale di Renegade. Sì. E parli perché hai litigato con un altro, parli male di un altro. Poi quell'altro va a piazza con Renegade, capito? Sì, perché a livello legale ne risponde chi gestisce quel canale, ma anche i mi blog, la stessa cosa, i gruppi Facebook, le pagine. Sì. E chi è amministratore ne risponde penalmente e civilmente, cioè ne risponde davanti alla legge. Sì. E allora bisogna essere attenti su queste cose qua. Come quando condividi i post su Facebook. Sì, anche quello che posti sulla tua pagina, sul tuo profilo, è la stessa cosa, uno deve prestare molta attenzione a quello che scrive, a quello che posta, perché può risultare offensivo, può urtare la sensibilità altrui, ci sono tante cose da tenere presente. Mamma mia. Non parliamo di cose noiose. Sì, se no ci addormentiamo. Ma di cosa possiamo parlare? Di cucina per caso? A finire che poi qua ci viene fame. Domani i numeri saranno ridotti, però le pietanze sono sempre le stesse. Sì, ma sai, la cosa bella di quando fai un pranzo o una cena è fare pietanze piccole ma tante. Perché tu freghi la mente. La mente. Sì, in porzioni piccole. Bravo, perché tu vedi tanti piatti. Ma tante, però. Vedi tanti piatti che vanno e vengono. Però. Piccole ma tante. Esatto, il quantitativo di cibo che tu assumi è più o meno regolare. E non è che ti abbuffi, che ti gonfi praticamente. Che ti alzi dalla sedia come l'omino della Michelin. Lo so. Però, e comincia a barcollare. Però prima o poi, quando finirà sta cosa, gli ho detto a Renegade che dobbiamo fare una grigliata a casa mia.
Eh sì, una rimpatriata ci vuole. Se famo andiamo male. Un bel abbraccio ci vuole, quella è la prima cosa. Sì, sì, famo abbraccio che il braciole. Altro che abbracchio. No, perché io siccome c'ho il giardinetto, metto il barbecue di fuori e non rompe le scatole nessuno. Ecco, bene. E l'emo, a chi lo dici? Ve lo dico, io domani ho i cosi, i tortellini con allo stracotto, con interno di stracotto. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Credo carne, belle salsicce. Voltare a destra. Io pure lo aspetto domani. Io stasera ho mangiato bene, insomma, leggero ma bene. Ah, leggero. Sì, sì, no, anche perché mangiare troppo la sera mette la pesantezza e il sonno impiega più tempo per arrivare. No, io perché è sabato, allora abbiamo fatto i, come si dice, i bocconcini di pollo. Buoni. Quelli tipo nugget, capito? Sì, sì. E poi vabbè, poi le salsicce con le salsicce. E poi mi sono mangiato le fragole. L'emo mi ha fatto il digiuno oggi. Non bisogna fare i digiuni. Non tanti, pochi ma giusti. Ogni tanto lo faccio pure io. Ah, non c'aveva voglia di cucinare? Ah, hai fatto bene. Ma almeno un'insalatina veloce veloce, un po' di frutta, no? Ah, digiuno completo. Ecco. Guarda, perché se abitavamo vicino e non c'era sto cacchio di lockdown, ti veniva a cucinare io le monete. Una pietanza all'italiana, magari una bella lasagna, visto che lei lo desidera. La parmigiana. La matriciana. No, non ci vengo in Francia a cucinare. Ah, in Francia? Mi spiace per te, ma non ci vengo in Francia. Siamo leggermente lontanucci. Però in Francia c'è un piatto tipico del sud della Francia. La zona di Castelnaudary, che si chiama la cassoulet. È praticamente una zuppa di fagioli con salsicce. Insomma, ci sono diversi tipi di carne all'interno, ma è un qualcosa di squisito. Tu la conosci, Lemonade? Cassoulet. No, non mangio tipico, mangio italiano. Mi sa è giapponese, giusto? Mamma mia, mi faccio una figuraccia, faccio. Mangio esatto. Come mi pare, sì. Oh. Però ti piace. Da noi si parla come magna. Però immagino che ti piaccia la cucina italiana, giusto? Ecco, buon gusto. Normale, quella è. La cucina italiana è molto vasta. Io purtroppo vengo dalla patria della carbonara, la matriciana, perciò in Francia ci vengo, mi dispiace. La matriciana come la fanno nel Lazio, soprattutto Roma, non la fanno da nessun'altra parte. La matrice sta qua. Ma pure gli ingredienti fanno la differenza. Lo so. Noi purtroppo noi mettiamo il guanciale su tutto. Noi carbonara, matriciana, tutta col guanciale. Caspita. Invece io per esempio quelle poche volte che ho cucinato ho messo la pancetta. Lo so, vabbè. Ma io pure quando non la. Mi capita di farla a casa. Certe volte andare se non ce l'ho il guanciale ci metto. Quella. La ricetta sua vuole il guanciale. Poi ognuno ci mette quello che cacchio io fare. Basta che ne la chiama matriciana. Almeno se è prevista sulla ricetta un certo ingrediente andrebbe, utilizzo il condizionale, andrebbe in qualche modo. Sì, vabbè, ma se tu vuoi
basta che non la chiami matriciana, chiami rivisitazione della matriciana. Mi ha fatto io ti dico che i burini, perché qui da dove sto io adesso, vicino a Viterbo, ci mettono addirittura la panna o la besciamella da ammazzarli. Piove anche qui da me. Andare dritto. Da me ha smesso. Vedi? A me che sta piovendo, vedo il cielo scuro qua. Sì. È comunque la pizza gourmet dove ci mettono ananas, tutte queste cose strane. Andare. Guarda, la pizza da sola, non chiamarla pizza, però poi fa tipo una torta dolce, tipo una pizza dolce, e ci metti quello che cavolo ti pare. Sì, perché quello in effetti è un impasto di pane, dove poi alcuni gli mettono anche il cioccolato su. E quanti clienti ci sono, Lemo? Più di 100? Sì, ognuno di noi c'ha un tratto. Sì. E dovresti, per fare tutti la stessa pioggia, sincronizzarli tutti. È un casino, andrebbero. E come fare? I server andrebbero in blocco, penso, o quantomeno. No, si andrebbero. Già ogni tanto si rovinano, tocca rimanere tutti. Tu pensa se gli dovresti fare una cosa del genere? Sai che macello, sai quanti giga di applicazione dovrebbero andare a creare? Hai visto che si devono appoggiare pure ad altre cose per i server? Sì, i server esterni. Sì. Adesso che era track MP ce n'ha pure di meno, perché alcuni server dove si appoggiava. Ma quello purtroppo il problema dei server è che devi sempre capire dove è strategicamente migliore piazzare, dove metterli. Però dove... è pure vero, mica tutti come Facebook possono avere 50 ettari di deserto per metterci i server di ognuno. Facebook pure comprime parecchio, le foto, no, i video, mamma. Sì, sì, al di là che comprime, però tu lo sai che nel deserto, mi pare, non mi ricordo, le parti del Nevada, ci stanno 50 ettari tutti a server di Facebook. Caspita. Sì. Mamma mia. E siamo milioni e milioni di utenti là. Utenti, sì. E ognuno di noi c'ha quello. Che però l'unica cosa è che loro cercano, tranne se succeda qualche cosa di sporadico, cercano di farli riandare, ripartire. Sì, Lemo, gestisce tutto oramai. E li fa cercare di ripartire le sette del coso, te lo fa quando nel tuo emisfero dovresti stare a dormire. I reset e restart. Andare. Ogni tanto capita che però ti appoggia un altro server di un paese che non è il tuo, che non è emisfero tuo, però hai visto quando capita ogni tanto non te lo dai in italiano? Non mi è mai capitato, però potersi. Tu dici che quando il server tenersi a locale destra, non è disponibile, a destra si appoggia per far ripartire quello tuo, o sì, per vedere che cacchio gli è successo, per darti l'opportunità di eventualmente di poter continuare ad utilizzare il servizio. Sì, a me è capitato che ti dice non è possibile averlo nella tua lingua. Non mi è mai capitato, però. E ti dice che se vuoi continuare, te lo dai in inglese.
E dopo un po' si ristabilizza, tu rimanda in italiano. Ah, anche perché i server originali sono quelli lì americani, quindi in lingua inglese. Sì, noi tutti andiamo lì, Zompiamo tutti su Facebook, zompiamo tutti in America. Sì. Però se è programmato da te, se è il tuo che è programmato da te in italiano, o se sanno che deve essere sul tuo emisfero, bene. Però se no, se devi usare quello di un altro, te lo dà nella lingua sì, madre. Sì. Per un toppate la dà nella lingua madre. Io diciamo che l'inglese, più che quello lì parlato, lo capisco molto quello lì informatico, perché quando uscì Windows 2000 all'inizio, la prima versione che trovai era completamente in inglese, quindi da lì ho iniziato. Ma io perché c'ho la memoria corta, perché io addirittura avevo il Commodore 64 che era tutto in inglese, sì, l'inglese informatico poi è. Però non mi ricordo più niente di quell'inglese informatico là. Ma quello era il Basic, se non ricordo male, il linguaggio. Mamma mia, Outrun, che è run slash e batte la pesca. Load, return, press play on tape. Sì. Perché fa viaggiare una scritta. Ma va a cuore. E vedi che è entrato qualcuno, chi è? Buonasera. Buonasera. Ui, carissimo Fabris. Hai visto che link ha funzionato? Non ci ho sbagliato strada. Ha sbagliato strada. No, ho preso... Aspetta, mi rimetto la strada giusta. Prendi la Firenze... prendi la... Reggio Calabria. Prendi la Siena Bettolle. A Salerno Reggio Calabria. No, quello va troppo giù. Per salire bisogna prendere la Siena Bettolle. Io ho sempre detto che questi DTS dovrebbero almeno fare un Italia, un DLC Italia 2 e mettere tutte le province dell'Italia. Ah, sarebbe almeno... molto difficile farlo. Ma no, non credo. Dovrebbero aggiornare il DLC, anche se quello lì l'hanno fatto per l'1.40. Ma se anche tu mi metti un DLC a pagamento, a me se mi dici che metti tutte le province d'Italia, io te lo pago. Sì. È un po' più complicato, perché dovrebbero aumentare la dimensione della mappa, credo. Potresti aumentare le... No, perché il limite è sempre lo stesso. Le strade, hai visto quelle che ci sono chiuse? Sì. Quelle le apri e vai a altri paesi, capito? Però per esempio, se tu ti ricordi all'inizio, ti faccio l'esempio, ETS prima Milano era enorme come città. Milano, Torino, Venezia e... Esatto, erano enormi all'inizio, prima del DLC Italia. Poi dopo, quando hanno espanso la mappa, probabilmente per questioni di spazio... spazio intendo su una tela, per farti capire, 4x4, dovevano farci entrare tutta una serie di città, e quindi loro hanno dovuto ridurre Milano a poco più di... No, Milano è rimasta com'era. No, prima era molto più grande. No, mica dice Lembre. Me la ricordava molto più grande prima. No, però te sto a dire, allora... Se tu vuoi mettere le province, togli quelle città del cavolo, tipo che non contano niente, tipo che ne so, Zara. Terni, sì, ho capito. Terni, Castino, Tuzzara e Acireale e Aversa. Sì. Per dite, no? Perché poi ce ne sono tutti, ce ne sono quasi in tutti i cosi. Perciò ci metti delle province più importanti, tipo che ne so, in campagna ci metti Salerno, Benevento, Avellino, sì. Avellino. Nel Lazio ci metti Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina. No, ho capito, un riferimento così. In Toscana non c'è Pisa, infatti. Effettivamente hai ragione.
Firenze e Livorno. Sì, Firenze. Firenze e Livorno. Potevano mettere Siena, almeno che caspita. Sì, vabbè. Arezzo. Arezzo, vabbè, un po' tutti... ragazzi, la Toscana mi è rimasta nel cuore. Io appena c'ho l'occasione devo tornare a Siena, perché... Lì il Covid. Vabbè, dico Siena nel senso perché io lì ci ho vissuto 2 anni, quindi sai... Però la Toscana è bella, allora scusa, tu hai vissuto a Siena per 2 anni, giusto? Sì. Che contrada eri? No, io veramente ho abitato a Siena, ma ci ho lavorato, non è che... Andai. Fuori Siena, vabbè. Abitavo a Poggi Bonzi. Ah, beh, a Poggi Bonzi è un altro conto. No, perché Siena uno per quando... far capire... Poggi Bonzi è provincia di Siena. Però ti sto dicendo che se abiti a Siena dentro... devi essere per forza della contrada. Ah, questo sì. Io per amicizia sono della Tortuga. Io c'avevo un amico fraterno che era della Torre. Però io sono simpatizzante di qualsiasi contrada, qualsiasi altra squadra, diciamo così. A me sì. Piace, a me piace, però la Tortuga più tutto. No, il Palio di Siena è qualcosa di incredibile. Un po' come la Quintana e il Foligno. Ci tengono. Sì, ma poi la fanno ovunque, anche nei paesi in provincia. Fanno delle piccole... Sì, rappresentazioni con l'asino. Ah sì? Infatti sì, mi pare che era Monteroni. Pure facevano una piccola rappresentazione. Io comunque una volta che sono andato a Siena ho visto che è molto più piccola di quanto sembra in televisione. No, vabbè, la piazza grande lì, piazza del campo è grossa, non è piccola. È enorme. Sì, aspetta, ma è molto più piccola di quanto sembra in televisione. A Volterra ci siete mai andati? Io no. Ci sono stato... No, 2 anni fa, che finalmente vinsi un viaggio... tramite un viaggio di quelli quando compri i frigoriferi, presente? Sì, sicuro. Ho avuto un viaggio per due. E io dico, che cazzo sto? Che cazzo ci vado? Vabbè, chiama il mio amico. Oh, vuoi venire? C'ho un viaggio gratis per due. E abbiamo preso e siamo andati a Volterra. Ma dopo te venne? No, che? Ho detto, non ci sono mai stato a Volterra, che fai? Non ci vai? Il tuo ci andavi, quell'altro devi andare. No, era insieme. Due persone erano, sì. Sì. Dove andai su Facebook? Era due giorni, mi sembra. Ha detto, vabbè, andiamo. Siamo andati, abbiamo visto il marmo di Volterra. Molto bello. Tu almeno sei riuscito a vincere sto viaggetto di due giorni. Sì. Fortunato. Però dico, ci sono andato in treno. Lascia stare, un viaggio prima più. Il marmo, ma che cazzo di animale vedi? Non ho capito. Lemo, non perdonaci, ma non abbiamo ben compreso. Era riferito a quello che diceva l'amico poc'anzi? Il marmo di Volterra. No, che in realtà non è proprio marmo, in realtà è alabastro, mi sembra. Alabastro, se non erro. Sì. È tipo marmo, che però è molto bianco, quasi trasparente. Ci fanno le forme di qualunque cosa. Ho capito. L'alabastro è un'altra cosa. Però mi veniva il nome, ho detto marmo, ok? Oh. Ok, allora sei perdonato, va, per questa volta ti abboniamo. Io ho vissuto fino a 12 anni fa nella città dove c'è sta una marea di statue col marmo di Carrara. Se tu lo chiami marmo, una alabastro... Ma l'alabastro è tipo, a me sembra quasi marmo in realtà, una cosa è molto più chiaro. È molto più diciamo maleabile. Io quando vado allo stadio olimpico
quando vado a lavorare allo stadio olimpico, lì vicino c'è sta, noi entriamo dalla parte dello stadio dei marmi, lì è tutto in marmo, perché si chiama così apposta per quello, ed è caldo, freddo, pure te congeli il sedere quando te ci metti seduto, pure d'estate. Immagino. È sempre congelato. Però d'estate ci sta bello fresco, è d'inverno che ti congela. È l'inverno che... Ma tanto te congelavi un stesso. Dopo... Non è che tra inverno e estate cambia temperatura del marmo. È sempre la stessa. È sempre congelato. Dopo Gattino ti mando la foto di quelle che comprai. Che? La statuetta di alabastro. Ah. Pagata un bel po', una trentina d'euro, però era troppo bella. 30 euro è un bel po'. Ma all'epoca non avevo problemi a spendere, sicché... No, dai. Poi ho detto, ci sono andato, che fai, non mi porto qualcosa da là. Io prima o poi, quando potrò, voglio tornare in Sicilia. Bella. E io ci sono stato vari anni. Provincia di Palermo. Ah, 4 anni a Volterra. E quindi siamo un po' quasi tutti amanti della Toscana, a parte qualcuno che vuole andare in Sicilia. No, ma aspetta, a me piace la Sicilia perché per questioni mie, però io ho girato tutta la Toscana. Come ho detto l'altra volta a Barba, mi manca solo Livorno. Ah. Mangiare il cacciucco. Io sono stato Pisa, Siena, Firenze, tutte. Io comunque a Volterra non ci abiterei mai. Troppo incasinata o troppo tranquilla? No, non c'è nulla. Ah. Io quando si faceva il militare una volta. C'è un cazzo, dai. Io ho stato un anno ai paracadutisti. Ah. L'ho girato insieme a una guida turistica, in 2 giorni ci ha fatto vedere tutto. Deve essere che ci vuole vedere Volterra? Deve esserci qualche altra cosa che non hai visto. Se te l'ha detto la Lema, mi sa che... è come tu se vai a una guida turistica a Roma. Ah, lasci perdere, ti fanno vedere il Colosseo, a bocca da verità e stiamo bene così. È meglio se c'è un amico che ti porta in giro, perché sicuramente la conosce di più la città. L'amico è l'amico. No, non l'ho visto e nemmeno mi interessa, perché a me i manicomi, veramente gli ospedali. L'amico, la prima cosa che ti dice, a Roma soprattutto, in mezza giornata non ci vediamo un cazzo. È vero, ma un po' tutte le città italiane sono così ricche di storie e di monumenti che una giornata, ma manco un mese riesci a girartela per bene. A Volterra ho visto un paio di musei, e il centro città e qualche chiesa, e le chiese principali. A Roma in mezza giornata ti posso far vedere il Campidoglio, il Colosseo, San Pietro. Poi che ti posso far vedere? L'altare della patria, il Quirinale, Corrinale, Piazza di Spagna, però poi tutto l'altro, al massimo ti posso far vedere, che ne so, Piazza del Popolo, ma poi è finita lì, in mezza giornata. Tutto l'altro come faccio a farlo vedere? Le cose più belle. Perché sì, il bello soprattutto di Roma, sono belle le cose che conoscono tutti, ma sono ancora più belle quelle che non conosco. Sì. Soprattutto le storie legate a quelle che non si conoscono. Sì, vabbè, andare dritto. Molti non sanno che, vabbè, chi è un attimino intelligente sa che a Roma ci sta la piramide. Però sono monumenti poco conosciuti, a parte Piazza di Spagna. La piramide Cestia poco conosciuta. E quelli poi sono i monumenti che magari ti fanno studiare sui libri di storia o ti fanno vedere in televisione. I musei, i piccoli musei, un po' come a Napoli c'è Cappella San Severo, dove ci sono stato. Velato. Ci sono stato. Che
che c'è la storia che è stato rotto anche il un pescatore dai nazisti. Sì. È avvolto da mistero quella, quell'opera d'arte. Eh sì, no, io ho visto, a me, a dirti la verità, non è che io non sono andato tanto per il Cristo velato, ma sono andato a vedere i due cose sottoterra, i due uomini, laboratori, sì, i due uomini che si vede tutte le vene, sembrano vivi, che non mi ricordo come si chiamano. Sei andato nel laboratorio sotterraneo, l'ho capito. Sì. Soprattutto quello che non ti fanno vedere sono le... Però ammazzare a loro, 20 euro per vedere due cose. Le guide, l'unica cosa che non ti portano mai sono le ville. Per esempio ci sono delle tra... A Roma ci sono 4 o 5 parchi dove sono delle vecchie ville padronali, no? Mm-hmm. Che sono stupende. A Roma è bella... A Roma è bella pura da vedere, è bella pura la moschea. Villa Borghese. Sì, Villa Borghese, villata, capito? Villa Bambini. Non ci sono mai stato. Io non ci sono mai stato a Villa Borghese, però un amico che ci sta spesso a Roma mi ha detto che è con qualcosa di spettacolare. A Villa Borghese, Villa Pamfili, capito? Ho detto che è spettacolare anche a sinagoga. Perché la sinagoga c'ha dietro tutto quello che prima era il quartiere ebraico. Che è bellissimo. Ho detto è stupenda pure la Grattachecca. No, la Grattachecca a Trastevere, per esempio. Lì, se non conosci Roma, non sai qual è la Grattachecca. Te la danno dappertutto, tutte bancarelle. Però il vero grattacheccano storico è quello che sta tra l'isola di Iberina e Trastevere. Ce n'è uno che ci sta lì da secoli, che ti fa la grattachecca, te la taglia sul momento, capito? Ma che sarebbe? Ghiaccio tritato con uno sciroppo. Tipo come se fosse una specie di granita, però col granita. Ecco, granita semplice. Sì, ma a Roma la fanno col ghiaccio un po' più spesso, perché anticamente la tagliavano a mano, a coltellate leviavano sto ghiaccio per fatta la granita, no? Sì. Mo usa nel pestello, che è diverso, oppure addirittura la macchina che te la fa, perciò te fa quella fina tipo alla siciliana. Ho capito. Ma si può utilizzare anche il mortaio, quello piccolino, che tu lo metti nel legnetto e lo sì, frantumi. Quelli che lo vogliono fare, tipo la vecchia ricetta, tu usano il mortaio. Lo mettono nel bicchiere e mettono nella grande cosa e tritano tutto il bicchiere, pestandolo così. Se no, poi ci metto lo sciroppo sopra. Perché tritando il ghiaccio non è la stessa cosa di come viene frantumato con il mortaio. Viene un po' più grande. Sì. Col mortaio viene un po' più grande. Sì, ti fa i pezzi un po' più grossi. Invece triturato ti vengono piccolissimi. No, sì, viene tipo quella siciliana che loro la mettono, la fanno girare diretta. Loro fanno un'altra cosa in più. I siciliani addirittura non usano... fanno ghiacciare lo sciroppo e poi lo triturano con la macchina, capito? Fanno il contrario, in effetti. Sì, e viene una cosa stupenda. Poi vabbè, a Palermo, nella provincia di Palermo, so mangiano che brioche. Ma veramente in tutta la Sicilia mangiano il brioche. Buccettando col brioche. Ah, brioche col tuppo. Dove sono... Questo qui c'è uno e mezzo. No. Da dove è originario il mio cognome, addirittura usano tipo il pane caldo. Sì, diciamo perché per loro lì, perché io il mio cognome nice overtaking, fuck your mother, you stupid co. Fuck a tua sorella, gliela ha detto. Questo mi sta a tirare, Gli ha tagliato la strada. Para lui, io credo che te. No, ce l'aveva con qualcuno di voi in testa, forse. Ma
Ma no, io ho visto uno e mezzo e sono andato dal giro a sinistra. Il furgone rosso. Ma credo che eri te, Fabri. No, lui sta davanti a me qua. Tano sta. E quest'altro che fa? E io come esco? Torna indietro. No, e c'è quello da me nel mezzo. Torna indietro e vieni dove ho messo, dove ho fatto io. Ormai sono qui. Pro Lolo, ti dicevo che siccome è nell'entroterra del Palermitano, sulle montagne, allora sì, usano il pane caldo. Perché dice quello che me l'ha fatta mangiare sta cosa, dice che il brioche lo usano i ragazzini. Ah, è vero, qua non c'è stanno. Ma questo non è un casello. Io non posso passar. Oh, ma ti ho detto, vai indietro via il casello dopo, no? Ma già ha superato la sbarra. Io l'ho riportato. Bravo. Ma perché io mi ritrovo dietro a Lemonade? È perché mi hai superato. Ah, ma non bevo più nel tab. Perché lui è fermo al casello. Ah, io ho rallentato. Allora, pure allora fa... se fermo lo spingo, pure Lemon. Se lo spingo, Ok. Ha detto Lemon che si ferma alla stazione più avanti. Ok, allora arrivo e aspetto lì. Aspetta, vediamo se riesco. Lui. Aspetta, vediamo se riesco a passare di lato. Prova un po'. Prova. Seppure lo prendi un po' di striscio e digli sorry. E sorry a mamma te. Vai, sta passando. A sorry te. Ma io dico, vai, sei ripartito. Noi stavamo a mettere benza. Quasi quasi. Ah no, io c'ho ancora un bel po' di autonomia. Io so, no, vabbè. Io so mezzo serbatoio. Sì, io pure c'ho mezzo serbatoio. C'ho 1658 km. Allora puoi fare riorientamento. Valuta. Io no. Nel dubbio direi metti un po' di 5 ore benzina. No, è che io se mi devo fermare, mi fermo e metto benzina. Sì. Anche se è poco. No, io sto camion non lo amo ora da quando l'ho comprato. No, dico, posso fare tutti i viaggi che voglio con un pieno posto. Ah, vabbè, sì. Lemo ha detto che lo fa più avanti il pieno, quindi probabilmente conosce qualche benzinaio che ci fa pagare di meno. Io ho messo. Buono, dai, buono. No, io l'unico benzinaio che ho pagato di meno è stato in Russia, 98 centesimi. Te credo. Non so dove a ritrovarlo, non saprei dove. Eh sì, Russia, ma anche non mi ricordo. 70 centesimi sulle Alpi. Figurati, allora vedi che è esperto. Dove? 70 centesimi sulle Alpi. Senti, ma è però. Pancia di Biglio Panni è sprosta. Da parte svizzera. Double logistica. Double logistica. Ma mi cui. Parlano con te? Have a nice trip, my friend. What? What's wrong? Have a nice trip. Have a good trip, my friend. Bye. Thank you, brother. Are you live on Twitch? Yes, my friend. In this moment, I'm live on Twitch. Oh, nice. Why you have YouTube in your nickname, you fucking stupid idiot? No, non rispondo più perché... Mike, fesce, c'è culo. Non vale la pena. È un pezzo di scemo. Sì, ho capito, sono stupid, ho capito. Sì, no, è quelli... O degni se c'è mappa nuova? Si va? Quanto c'è popolo che prendiu? Jotek, co ty robisz? Ecco. I debil! Poi vedrai... Dopo kurde mi zjechał, nie? Vedrai come si sono tamponati. Rozumiesz to? Bingo M.
Chi viene dietro di loro? È un bimbo M. Ja wszystkiego mam po 7%. Io Fabri aspetterei che se ne vanno. Raga, voi continuate. Io praticamente. No bo jakiś typ normalnie mi zjechał na prawo i widzisz. Infatti i masakra się stało. No infatti io ero dietro di loro. Ha fatto come ieri sera. Droga, vai. No w sumie. Dawno nie jeździłem, no. Tak, ale to questi fanno casino, ora sta scommetti. Vabbè. Stanno qua per fare caciara. No, perché ho visto che uno si passava no, perché uno si passava a destra e una a sinistra, si è detto questi fanno danno. Sì, ma infatti perciò ha fatto una frenata brusca. Tanto so BBM. Curvo mani, purtroppo. Lo sapete cosa sono i BBM? Sì. Ho visto che nach prochli. E allora. Ma BBM anche senza essere bimbi. Sì, uno ci può anche avere 60 anni, ma se si comporta da bimbo M, è un bimbo M. E comunque quello è proprio un bimbo. Si sente dalla piccolo, voce. Il piccolo gli sa pierda la curva, poi non passa. Guarda, mo se lo fa a me lo pion pieno, lo sfondo. No, basta che fai una frenata brusca. Attenta Lemonade. Ecco, sta tagliata la strada. Porcaccia la trota. È giusto il brivido di vedersi in video, poi se tu li ignori dopo un po' si stancano e stai male. Si chiama Twitch Farta. Czekam kochanie, gdzie jesteś? Zinger Delivery, Twitch Farta. Poi alla fine sono abituato a parlare veramente poco. Se vedo che l'interlocutore non interagisce in maniera costruttiva e corretta non spreco fiato, infatti. Ah, l'ho lasciato continuare a parlare da solo. E io te che sei meccanico? L'unica cosa del server 1 è che quando vai da ste parti comincia a arrivare una marmaglia di gente. Sì. Noi in coda cerchiamo di raggiungervi un pochettino. Lo so. Sì. Sono più vicini a te o sbaglio? Sì. Infatti li sento qua. Ma se ne stanno andando, stanno sempre girando come le mosche. Qualcuno se ne sta andando. Meno male. Tenersi a destra. Ma forse siamo noi che famo una strada di. Dovrà troppo cieca il finco. Dobra, ja tu cecam. Speriamo. Sono ancora un bel po' lontani, sono oltre. Qualcuno ci dovrebbe. Occhio che qualcuno qua si è fermato. Qualcuno si sta avvicinando. No, però sta dall'altra parte. O forse semplicemente vogliono vedersi in video e bussano. Vabbè, finché fanno questo, voglio dire. Ah, ok. Va bene, dai. Se vogliono vedere in live, vabbè. Sì, perché alla fine voi il gusto è quello. Perché ma, ieri sera la stessa cosa. Vabbè, ma all'inizio proprio qualcuno cercava di buttarsi addosso. Io ho scritto che ero in live, si è guardato, mi ha girato un po' attorno e poi se n'è andato. Beh, come quando tu su GTA vedi uno che sta a fare live. Sì. E gli sbomballi le scatole. Fino a che non. Che vedete in live, no? Ma almeno giragli attorno senza dargli fastidio. No, no. Tu GTA come lo vede mira. Poi sei uno che c'ha le mod. Senza le mod se te fa male, però.
Però se no gli sta lì a rompere le scatole. GTA è diventato un gioco tossico. Porco sì. Due, tossico da morire. Infatti molti di questi tipi qui che vengono sui server per fare ste cose vengono da lì, secondo me. No, quelli che, lo sai, quelli come macchine. Quelli che sta, che vengono a rompere scatole che gli manca. Ok, vienimi in coda. Occhio che io farò una frenata molto brusca. Oppla! Oh, oh, oh. Hai visto? Non statemi... Mantenete... M'ha preso, eh? No, no, m'ha preso. Mantenetevi a distanza perché io farò delle frenate molto brusche. Ma sì. Non so dove sta Lemone. Ma per il lag o perché... No, è no, perché fa il solito tentativo. E fanno scemo. Ma... Come si chiama questo? Mikey. Io so di te. Fa... Attimo. Lemo, tu ci sei o ci hai abbandonati? Ah, probabilmente lei sarà andata molto avanti, no, e lei... ha fatto bene. No, 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 lei stava a mettere a benzina. L'ho superata allora. Eh sì. Oh, Ciccio! Dopo che gli ho fatto fare quella figuraccia frenando bruscamente, ha preso il guardrail, voglio dire, adesso sarà molto infastidito. Io mi sono sempre chiesto, ma questo, se io lo sfatafragno, ci avrà il coraggio di riportarmi? Ma non fa niente, perché quella prossima volta farà ancora di peggio. Questi sono questi. Vabbè, ma almeno mi sono tolto il gusto io. Ma tu fai danni pure al tuo mezzo, ne vale? Lo so, capito. Perciò io non mi ci applico più di tanto, quando so ste... Io posso fixarlo, capito? Lui è senza carico, come lo fixa? Questa pure è bea. Ah, giusto. Ho capito. Ma uno mica per cattiveria, per fargli dire qua, per fargli imparare la lezione. No, no, io c'ero. Questi sono quelli lì che giocano su GTA, poi vengono su questi giochi di simulazione e credono che sia GTA. Io una delle prime volte ci ho pure provato a non distruggere, a non ficcare sotto quello con la macchina, a uno stupido che voleva tagliarmi la strada con la macchina. Dopo un po' mi aveva stretto così tanto, c'aveva pure un amico col camion che mi ha stretto di lato. Ho accelerato, l'ho preso in pieno. Poi ha dato una botta a sinistra e ho preso lui e pure l'amico suo. Caspita. Capito, dopo un po' rompi le scatole. Mi cercavano di stringere verso il guardaraio. Capito, ho accelerato e ho preso quello che ha la macchina davanti. E quell'altro, boh, la botta. E mo' sono levato da dosso, capito? Eh sì, quelli viaggiano sempre in coppia. Ho quasi agganciato Lemonade, starà a 600 metri, 700-800 metri da dove sto io. L'ho agganciato a malapena. Ah, io la vedo a 238 metri. Ma quindi io sta dietro? Io sto dietro. Ah, e allora mo rallento. Vabbè. Stai avanti a me, Dab? Mi sa di sì. Sì, perché io sono davanti Fabrizio, il gatto figlio. E allora rallento un pochettino, credo che Lemone fosse molto avanti. No, t'ho detto, si è fermato a fare benzina. Allora mo mi metto a 70 km orari, così lei ha modo di raggiungerci. Io metto a 90 col cruiser. Allora mi devo mettere. E mo mi metto prima. A tu a quanti chilometri stai? Io sto a 600 km. Scusami, 5,68. Ah, allora vedi, sta davanti a me. Sì, io sì, sto a 5,73. Ma infatti io ti ho superato prima. €1,27 stava. Ah, faccia. Sì, normalmente 1,45. Dove? Voi quando partite mettetevi a 90 km orari, che io sto a 70 così. Io sono fissa a 90. Mi passate avanti e io chiudo la fila. Stiamo a 90 km orari, ma mi sa che io t'ho visto. Perché c'ha il come si chiama? Il limitatore inserito. Sì, sì. Ma io quando vado in Inghilterra
cerco, cerco rispetto i limiti di velocità consentiti. Poi ovviamente non è che vada sempre a 110, altrimenti qua lo mando fuori giri sto motore. I pistoni danno le testate. Ecco, Lemonade. Ui, mi è sparita. Eccola qua. Arriva uno tutto fuoco, eh. Anzi, due. Nello specchietto. Rouge. Vada questo, da questo, da questo, da questo. Sì, visto, da questo. Uno. Attento Fabrizio, c'è questo mezzo pazzo. Mi sì, ho visto quello col camion rosso. No, quello nero, non so se è rosso. Conviene. Sì, ho visto. Gli nel... conviene. Gli conviene, attento, eh. OBS sua. Ma come cacchio guidano? Sì, sì. Per quello ti ho detto sta attenti, perché... Però la manovra di rientro l'ha fatta quasi bene, solo che avrebbe dovuto andare un altro po' dritto e poi accostarsi, però... Per me ha stretto un po' troppo. Eh sì, a me diciamo che mi ha quasi... T'ha fatta la barba. Diciamo così. Che è? Si sembra lo Ashon... Ah, quello che avevo cliccato, però mi è uscito scritto qualcosa che non ho capito cosa. Sì, ti dice che il non te l'hanno cliccato. You report as the mount out. Vabbè. Quando invia la segnalazione un operatore, un admin, non riesce a gestirla. Ti avvisa che è rimasta in sospeso e che con quella cosa lì puoi provare a fare... la segnalazione sul sito, però va bene. No, ma lui gli ha scritto che era out, perciò no, io buttato fuori. No, io l'avevo reportato per blocking, perché era davanti. Da quello che ho capito, da quello che hai letto, dovrebbero averlo accettato e l'hanno buttato fuori. Vabbè, io ho fatto il mio. Sì, hai fatto bene. Ragazzi, vado a 70 così diamo il modo a Lemonade di raggiungerci. Ma quello del casello? Ma se tu stai davanti a me, io sto andando a 90. No, io rallento perché Lemonade io la vedo, ma non si riesce ad avvicinare. Ma rallentiamo tutti, se no. Sì, perché il DAF fatica un pochettino a salire, però si sta avvicinando. Dipende quanti cavalli c'ha poi. Lemonade, quando arrivi, se puoi passare in testa direttamente, noi poi ci accodiamo a te. Chi è questo a betoniera? Beh. A Mustafa. Ah, Mustafa. Te lo ricordi a Mustafa? Non è mi pare già sentito sono. Sì. Di Mustafa ce ne sono tanti, è molto diffuso questo nome in Africa. Più che altro dalla Arabia, sì. Sì, Arabia. In Arabia Saudita. Nord Africa. Però col cruise messo ti fa venire ancora più sonno. Ti devi concentrare negli specchietti in questi tratti di strada. Perché il pericolo è sempre in agguato. Sì, ci stavo a pensare. Arrivano altri due, attenzione. Ecco. Mo prima o poi qualcuno lo pio, Beh, eccolo. Sì, tua. Ne arriva un'altra, sta attento. Ok, io uso la mia frenata di emergenza. Questo è andato bello tranquillo. Ci sono alcuni giocatori che si impressionano quando bussi o gli fai i fari.
la prendono quasi come se fosse un affronto, un'offesa, e infatti è per questo che ti vengono addosso e fanno tutta una serie di danni. Lemonade. Ecco. Ma sai, in Fire in teoria sarebbe per attenzione. Però in Italia si utilizzano pure per salutare. Sì, sì. Vero, vero. Eccola qui. C'è Lemonade, eh? Ah, sì, sì, è appena passata davanti a me, perfetto. Mo appena lei va al massimo, noi ci mettiamo. Eh sì. Io vado sempre un pelino più lento rispetto a chi mi sta davanti. Bentornata, eh? Ci sei mancata. Non so se ti fischiavano le orecchie, ma eravamo noi che ti pensavamo intensamente. C'è pure la discesa. Meno male che non c'è stata quando ci hanno fatto la stretta. Pure ecco, lei, che erano venuti addosso. Ma che bastardio. Qua, anche a noi è per poco. Siamo scampata per poco noi, eh. Io perciò ho settato il freno del rimorchio e lì pronto, perché quando c'è l'emergenza, praticamente freno del trattore motrice a pieno carico. Tu freni tutto? Del... Sì, 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 si blocca e si ferma in pochi metri, va meno lungo la frenata, infatti... È per questo che il tipo con lo Scania grigio ci ha provato due volte e poi ha desistito. Lo sapeva che gli avrei fatto fare una figuraccia per una terza volta, una quarta, una quinta. Non si può. Ai ai ai. Giova, ma c'è da dietro te? Sì, sì, sono dietro di te. Ok. Alla fine Ventina non l'ho fatta e... ci arrivo tanto. E quanti litri di gasolio ci sono rimasti? Più o meno? Di litri ho 274 litri. Autonomia, chilometri, quindi dovresti farne almeno il doppio dei chilometri lì. Sì, di chilometri di gasolio c'ho 849 chilometri. Oh. 3500 chilometri in realtà. Caspita. Mi ha fatto un bel po'. Allora, a me ne mancano 2037, c'ho ancora 651 litri. Ah, Lemonade dice in totale ne ha fatti 3500. Io mi sa che ne ho fatti forse 700-800 euro. Oggi 700 chilometri in più. 700-800 chilometri in più a lei. Ne avrò fatto 4000 più o meno. Oggi? Sì, oggi ho fatto un warm up. Tenersi a destra e poi uscire a destra delle 17. Per warm up? Eh sì, ho riscaldato uscire le gomme, a destra. Sai, andare quando deve andare su strada, se non scaldo le gomme. Ci vuoi mettere la termocoperta? Ci avevo pensato. Tenersi a destra. Oggi ho usato solo DAF. Ah, non ho usato solo il DAF, ma quindi... vabbè. E allora... a 3500 km l'avrà fatto su più mezzi. E l'altro mezzo che ho utilizzato qual è? Il Renault, perché l'altra volta... quando ho fatto la live con lei... Ah, il... lo Scania, il 520. Tenersi a sinistra. Con il 520 pure è una bestiolina su strada. Oh. Pure è bello muscoloso. Di qua. Andare dritto.
Ammazza che marmaglia di gente. Sono 16. Porco 21 qua ne vedo. Ecco, attento, 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 sì, dalla destra. Visto. Per questo tenersi a sinistra e poi continuare dritto. Io quando arrivo a sti svincoli mi allontano dalla corsia di destra proprio per agevolare. Ma capirate, chiama pure Diego. Quest'altro che va contro mano. Ha capito, si chiamava pure Diego. Figurati. Questo qualcosa? O schiaccia sassi? Quello è bello pesante. Lo so. Guarda questo. Io per poco non mi hanno preso, meno male ero nel mezzo. E poi continuare dritto. Quanto odio supera. Andare dritto. Abba voluto risuperà. Qua è un po' un casino. Mi sembra di stare sulla Napoli-Roma, direzione Roma, dove ci sono tutti quei cantieri, le deviazioni strettoni. Tenersi a sinistra. Quest'altro e poi, è il tedesco che si chiama Mickey. Mickey Mouse. Andare dritto. No, Mickey per Mickey Schumacher. Ma quello era Michael. Sì. Lo so, ma tutti quanti si chiamano Mickey. Sì, è più semplice. Michael, addirittura qualcuno. Si chiama Michael. Sì, è Michele per gli amici italiani. Michele, vieni qua. Dici, come si chiama quel tuo amico che tanti anni fa guidava la Ferrari da Formula 1? Ah, tu dici Michelino. 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 Vicino a casa mia stava. Dice, abbiamo fatto il corso di patente insieme. Lui però l'ha presa. Tenersi a destra. Quella d'alta velocità. Lui è stato bocciato 3 volte. Sì. Andare dritto. Oh. Io mi ho perso, raga, ve lo dico. Noi stavamo in mezzo a traffico. Io vedo un sacco di gente ma non vedo voi. Aspetta, rallento un pochetto io. Ok. Andiamo a 70. Ok. Lemo, ti dispiace rallentare un pochettino che abbiamo perso alcuni componenti del convoglio. Giovanni abbiamo perso. Giovanni. Ah, è bello. Se abbiamo perso Giovanni possiamo andare anche a 110. Sì, a posto. Allora. Giovanni, ma a proposito, ma tu hai aperto Trackbook? Sì. Ti hai messo il limitatore? C'è sempre il limitatore. Bravo, vedi che lui è bravo. Io non apro mai il gioco senza Trackbook. Questo è un buon acquisto per fare chilometri, Giovanni. È una persona seria poi. Ma ce n'ha anche parecchi chilometri al giorno. Porca miseria. E se li pago tutti con Trackbook, devo controllare pure che... come stiamo in casa. Ah no, perché inizia da adesso, perciò. Ah, ecco. Però visto che macina tanta strada, potrebbe macinare anche un po' di caffè, così magari ce lo si trova al mattino. O ti mette sotto la ruota. Bello fresco fresco. A proposito di caffè, io ho visto certi camionisti che c'hanno macchinetta al caffè. Macchinetta al caffè. O scalda. Tipo il fornelletto e poi vabbè i frighi, quelli non possono mancare. Ma poi loro hanno la 24 volts, quindi figurati, anche con un riduttore di tensione 12 volts mettono il frigorifero. Sì, il frigo piccolo. Ce l'ho anch'io quello. Andare dritto. Ce l'ho pure io per la macchina. Quello che metti attaccato a accendi sigari. E scalda una favola. Cioè, fredda una favola. Perché l'estate, quando andiamo al mare con io, mia moglie e mio figlio, buttiamo dentro tutta la roba al fresco e le teniamo con i ghiaccioli fino a che non arriviamo al mare. Poi continua i ghiaccioli a farla rimanere fredda. Perché c'è pure riesce a mantenersi freschetta quando sta spinto. Quando stai in moto, sì, però aspetta,
se tu la togli dalla carica della macchina, dopo un po' si riscalda, giusto? Sì, diventa un forno perché non congela più. Io ci metto i ghiaccioli. Ci presenti i ghiaccioli, quelle delle borse frigo? Sì, ho capito. E rimangono ghiacciati finché sta a corrente. Poi quando non sta più a corrente, loro fanno il loro lavoro. E fino a sera ti trovi la roba fresca. Un po' come il gruppo di continuità quando manca la corrente. Sì. Ah, è buona questa idea. Vecchia scuola. Sì. Lo si può fare anche con le bottiglie d'acqua calda quando è inverno e le coperte sono fredde. Metti l'acqua calda presa dal rubinetto, la metti qui dentro la bottiglia. Sì, la bottiglia la metti ai piedi e dopo qualche minuto. Anche la bottiglia di plastica. La bottiglia di plastica lo fai. Sì. Mi metti l'acqua del rubinetto riscaldata, metti là. Dopo qualche minuto, almeno ai piedi, sono meno freddi. Poi tutto il resto del letto per farla riscaldare. Poi se uno è single ci vuole un casino. Vabbè, ma comunque esistono pure le termocoperte. Vabbè, sì. Però quelle le metti un'oretta prima. Però non mi fido perché ci sono stati diversi incidenti sul fatto che si sono incendiati. Tu l'attacchi un'oretta prima, poi quando ti metti a letto la stacchi. O altrimenti fa una cosa, magari ti metti seduto sulla coperta a mezzo letto e poi quando ti alzi tu c'hai già tenersi a sinistra e poi continuare dritto. Il materasso. Sì. Vabbè, ma comunque andare sono dritto. Sono dettagli. E intanto come siamo andati a finire a parlare di lenzuola? Siamo partiti dalla cucina. Siamo partiti dalla cucina. Poi siamo passati a... Eravamo passati al computer, cosa? Il computer, a borsa frigo. All'ultimo eravamo andati a borsa frigo. Che poi... il frigorifero di camion. Bravo, esatto. Ecco da dove è nata tutta la questione riscaldamento. Andare dritto. Mo quest'anno non ci sono andato al mare, perciò è rimasta lì ferma a borsa frigo. Però se quando sono andato a lavorare all'autodromo, che potevo portarmi a borsa frigo, mi sono portato quelle più scrause, però pure lì con un paio di ghiaccioli o addirittura una bottiglia congelata, l'acqua rimaneva fresca fino a sera. Sì, ma una volta si utilizzavano le bottiglie tenirsi d'acqua ghiacciata per farle mantenere fritte. Sì, io per non usare due ghiaccioli uso una bottiglia congelata d'acqua. Sì, è più conveniente, diciamo, quando ti trovi in situazioni uscire in cui a non sinistra. Hai l'elettricità o non hai gli aggi. No, ma anche se devi andare a lavorare, se devi lavorare, capito? Sì. Come io che quest'anno lavoravo all'autodromo di Valle Lunga. Dove c'avevo ogni paio d'ore c'avevo una mezz'oretta di riposo e potevo andare in macchina. Mi sono portato a borsa frigo e lì mi sono portato l'acqua fresca, capito? Ma anche perché poi fai l'utile e dilettevole con la bottiglia d'acqua ghiacciata, perché poi quando si scioglie la puoi utilizzare per berla. No, quella sì, la utilizzo per bere. Sì. Io sto parlando di acqua da bere che poi la bevi congelata. Ma non fa male, mi viene lo stomaco, ghiaccia la fronte. No, vabbè, tu aspetti che sei mezza scongelata, sì. Non è che te la bevi congelata, te ne porti un'altra, dopo te bevi subito. Fai un po' come quello lì che beve la Coca-Cola fredda, e una volta che l'hai bevuta ti si ghiaccia la fronte, mamma mia. Sì. Vabbè, a me mi si ghiaccia congelato. Mamma mia, è un effetto strano.
Eppure avviene nello stomaco, però ti dà quella sensazione di freddo alla testa. De mar de testa, sì. So i ricettori del dolore. Mamma mia. Andare dritto. Questo che fa il sorpasso con la striscia continua, ma lo faccio accostare un po'. No, non è che vuole rientrare, vuole superare. Sì, ha fatto la doppia infrazione. Beh, che poi la striscia era discontinua, però il primo tratto se l'è fatto contromano. Ho visto. Continua a farselo, non è che è ritornato sulla versione di destra. Minchia, se fosse capitata nella vita reale, gli avrebbe stracciato la patente. È inglese. No, è perché sono inglese. Ah, ecco, allora è tutto chiaro. No, veramente una volta, poverino, uno avevamo buccato che faceva, che stava contro mano, poi abbiamo scoperto che era inglese. Infatti quando fai i tratti di Calais oppure rientri in Inghilterra, mamma mia, là devi prestare attenzione perché là ti arrivano contro mano. Infatti è per questo che mi addestro e ogni tanto mi faccio andare giri in Inghilterra, proprio perché quando arrivo lì già so dove posizionarmi. Infatti all'inizio, proprio quando ci andavo raramente, trovavo una grande difficoltà a guidare a sinistra, poi invece guido io favore, la prima volta sono andato in Inghilterra ho preso la rotonda alla italiana. Pure io, stessa cosa, invece adesso ho imparato dove si gira. Sì, a me mi piace addirittura. L'automatismo diventa, infatti a sinistra mi trovo bene a guidarla. A me piace guidare. Una volta voglio provare invece con il volante. Sì, è tutta un'altra cosa col volante. Voglio provare a fare un viaggio col volante dall'altra. Ma prendine anche uno economico, magari per iniziare. Qualcosa da una cinquantina d'euro. No. Poi vedi, se ti appassiona, allora fai il passo, diciamo, un po' più lungo. Però se poi può darsi pure che ti accontenti di quello che c'hai, non ti che problemi. Ma di cosa? Il volante. No, il volante ce l'ho. Vedi, ha consigliato un T150 RS. Io ce n'ho uno che mi hanno regalato, ma è vecchissimo. E con questo vado bene, no? Dicevo su ETS, ammette il volante da a destra e gioca così. Ma se tu devi modificare il camion per la guida a sinistra. Sì, sulla cabina destra. Vai. Sì, devi modificare UK e quello ti mette ti inverte il lato. Io ci ho provato perché sbagliai e presi il camion con la guida all'inglese. No, non mi trovo io. Infatti, con questo qua, dico, con la guida a sinistra, guidare in Inghilterra mi trovo veramente bene. Voglio provare invece con la guida a destra. Mamma mia, no, sparati. È un casino. Devi fare almeno 2000 ore di guida per riuscire a tarare la mente a quel tipo di visuale. Lemo, purtroppo devi sapere che io sono negato per la guida a destra. Vabbè, io proverò in Lemo dopo... Io mi sa che dopo termino mi fermo perché... io pure stacco, anche perché è passata mezzanotte, non so da te che ore sono, però qua è abbastanza. Poi qua c'è il coprifuoco. Qua infatti devo abbassare anche la voce perché altrimenti dicono: "Uì, ma chi è questo scostumato che parla a quest'ora?" O addirittura mi prendono per pazzo. Dicono: "Ma questo parla da solo." Qui ci abbiamo il coprifuoco, perciò non possiamo uscire. Dovremmo stare
dovremmo stare già dentro casa 2 ore fa. E stiamo ancora in giro con i camion qua. Tenersi a sinistra. Però siamo in Lettonia. Andare a sinistra. Oh, ma siamo arrivati. Cascina. Ah no, siamo a Lussemburgo. Caspita. Voltare a sinistra. 3 ore e mezza di diretta, però mi sono divertito. Devo dire la verità. Poi ho avuto anche il piacere di avere tra noi la mitica Lemonade. La Lemo. Se ci siete, domani possiamo riparlo. Eh sì, io domani sera no, ho programmato alle 22, alle 24, un'altra diretta. Ma io infatti dicevo più che altro agli altri, perché sapevo che tu c'eri. Sì, sì, tanto la Lemo sa che... Insomma, il programma ce l'ha pure lei, quindi lo visualizza. E... No, allora, vabbè. Tenersi ripartiamo a destra, da Lussemburgo. Voltare a destra. Sì. Ha detto Lemon. Voltare a destra. Ok, tanto adesso sei anche nel server di Discord, quindi eventualmente puoi anche iscrivermi in Discord. Stessa cosa pure voi. Sì. Poi ci vediamo, casomai ci vediamo direttamente qua su Discord. Eh sì. È stato un bel viaggio. No, è fuori, che siamo a Napoli, e che palle. Appena scatta il verde, sono. È quello perché ci sono delle persone che si addormentano al semaforo. E c'è quello lì, com'è? Chi era? Guido Bagatta, pare si chiamava. Si chiama tuttora il telecronista della MotoGP. Sì. Il fatto al mio via scatenate l'inferno là, quello lì che diceva gas a martello. Sì, gas a martello. Rossi c'è, Rossi c'è. Mamma mia, ragazzi. Che tempi. No, mi sembra che Bagatta non c'è soltanto per i diritti, che adesso la MotoGP la fa soltanto Dazn. Poi con tutti questi diritti TV casotto. La fa Dazn e poi in differita la fa Cielo. È andata via. Ah, c'è stata. È andata? Io vi saluto anche io, esco direttamente, spengo direttamente e gioco. Ok. Allora ringrazio tutti coloro che si sono collegati questa sera su questa grande live. E ricordiamo un po' gli account degli amici che hanno partecipato a questo convoglio. Vai Giovanni. Vai Giovanni. Addirittura? Beh sì, dai. Tanto. Vabbè, tanto siamo qua. Mario Bianco 9339. Hai un account Twitch? Quando magari possono seguire le tue avventure gli amici. La conta è quella lì. Lui fa live. Non si ricorda come si chiama il suo account. È quello l'account. Sì. È quello. Account. Come il nome di Giacomo. Ok, seguite Danchi Transport SRL, pare la pagina Facebook. Giusto? Da lì poi. Sì, sulla pagina Facebook poi ci sono tutti i link per arrivare a noi. C'è Trackbook, ci sta il quello di Telegram, poi ci sono i vari shop del canale, cioè poi c'è il canale Twitch e poi ci sono i vari shop e Instagram. Bene ragazzi, per questo è tutto. Ringraziamento di nuovo a tutti coloro che ci hanno seguiti e ci vediamo domani sera alle 22 e vi ricordo che tutti i video delle live di Twitch saranno disponibili sul canale YouTube Dub Logistica in replica. Grazie a tutti e buona continuazione. Ciao a tutti. Ciao.